Il SUV più venduto al mondo è Honda CR-V, giapponese. Questa è la nuova generazione, sviluppata sulla stessa piattaforma della Honda Civic, con la quale condivide anche il nuovo motore a benzina. Perché con questo modello Honda si congeda dai motori a gasolio e dal 2019 proporrà anche una variante ibrida. Diciamo che è il mercato che sta deviando verso il benzina e verso l'ibrido a causa degli stop nelle varie città ai diesel, e noi per la prima volta rinunciamo al diesel su un SUV come il CR-V per entrare in modo molto deciso con dei benzina molto performanti ma dei consumi simili a un diesel e con l'ibrido. Il miracolo compiuto dagli ingegneri? Hanno ricavato una terza fila di sedili mantenendo inalterata la lunghezza 4,6 m e con appena 3 cm in più di passo. Nuovo è il motore da 1500 centimetri cubici ereditato dalla Civic, però sul CR-V ha un turbo sviluppato espressamente per il modello. Questa versione è declinata, la nuova ovviamente, in due livelli di potenza: 173 cavalli con il cambio manuale, 193 con quello automatico. Per la prima volta Honda offre anche il portellone a comando elettronico, nel senso che si può aprire con un semplice comando. In questo momento noi lo facciamo ancora normalmente con la mano, ma la particolarità di questo portellone è che si può anche decidere l'altezza, e tra l'altro allungando e abbattendo i sedili si ottiene un pianale completamente piatto. Adesso vediamo le cose importanti. Come si guida? Si guida bene, comodo il posto di guida, c'è una buona visuale, tra l'altro sono stati resi più sottili i montanti ed è stata anche aumentata di 6 cm la superficie visiva per il conducente. Il prezzo parte da 29.000 euro con l'Honda Sensing di serie, per cui una buona dotazione di sicurezza, e si arriva fino ai 42.000 euro. Diciamo che per avere un modello valido bisognerà probabilmente arrivare a 32, 33, 34 mila euro.